La carriera nel moto mondiale di Daijiro Kato inizia nel 1996 come wildcard a Suzuka in 250, dove finì in terza posizione. Negli anni successivi il pilota giapponese si ripresenta di nuovo a Suzuka come wildcard, dove vinse due delle tre edizioni corse. Nel 2000 Daijiro decide di correre tutto il campionato in 250 con il team Grisini. Il giapponese quell'anno riuscirà a vincere quattro gare e finirà terzo in mondiale. Quell'anno, anche se Daijiro non riuscì a portarsi a casa il mondiale all'esordio, vinse insieme a Okawa la 8 ore di Suzuka. Nel 2001 Kato dominò il mondiale 250, portandosi a casa 11 gare su 16 e conquistò la sella nella classe regina. L'esordio di Kato nella neonata MotoGP non è dei migliori. Inizialmente gli viene data una Honda NSR500 a due tempi, con la quale Daijiro non si troverà. Poi, dal GP di Brno, gli viene affidata la RC211V a quattro tempi, con la quale ottiene una pole e due secondi posti. Quell'anno Kato conquisterà solo la settima posizione in campionato, ma mettere sopra una pezza sopra al 2002 è la vittoria per la seconda volta in carriera alle 8 ore di Suzuka. La stagione 2003 Kato rimane con Grisini e la Honda, nonostante fosse un Team Factory, gli affidò la RC211V ufficiale. La storia di Daijiro si conclude nello stesso circuito dove è iniziato. Il 6 aprile 2003, durante il terzo giro, Kato perde il controllo della sua Honda, schiantandosi a 140 km/h contro il muro, dove picchiò forte la testa. Il suo incidente fece nascere la commissione di sicurezza in MotoGP. Il pilota giapponese morì dopo 2 settimane di coma per un infarto cerebrale, lasciando la moglie Makiko e due figli.